Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Grande Fratello, tensione alle stelle tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, è imperdonabile, cos'è successo? Toni decisamente più pacati e meno eccessivi, l'attuale edizione del Grande Fratello sta rispettando appieno le indicazioni anti-trash che Pier Silvio Berlusconi ha imposto prima dell'inizio del reality. Un'edizione notevolmente più composta, ma non esente da liti e discussioni, quelle, nella casa più spiata della televisione, non mancano mai. E al centro di gran parte dei battibecchi c'è quasi sempre lei, Beatrice Luzzi. Amatissima dal pubblico da casa, ha un rapporto poco idilliaco con la maggior parte dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da Massimiliano Varese a Rosy Cin, l'ex volto di Vivere ha litigato quasi con tutti e, negli ultimi giorni, ha dovuto fare i conti anche con una brusca frenata della sua storia con Giuseppe Garibaldi. Ai numerosi dubbi legati alla differenza di età, lei 52 anni, lui 30, si sono aggiunti alcuni comportamenti del bidello calabrese che non sono andati già all'attrice. Beatrice ha definito un gesto di Giuseppe imperdonabile, ecco cosa è successo. Beatrice Luzzi, è rottura con Giuseppe Garibaldi? Il gesto imperdonabile. È già finita tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? I due concorrenti del Grande Fratello si erano avvicinati da qualche settimana, creando un feeling che l'attrice ha sempre definito delicato e naturale. Qualcosa, però, è cambiato negli ultimi giorni ed è legato alle amicizie del calabrese all'interno della casa. Giuseppe, infatti, ha rapporto speciale con alcune persone molto lontane da Beatrice, in primis Anita, Angelica e Samira, eliminata nel corso della puntata di giovedì 19 ottobre. Chiacchierando in giardino con la new entry Mirko Brunetti, Beatrice sottolinea cosa le ha dato particolarmente fastidio del comportamento del trentenne. Un gesto che ha di fatto spinto l'attrice a fare un passo indietro. Quando Mirko ha sottolineato che Beppe sembra essere diventato quasi un trofeo da contendersi, Beatrice spiega di non aver mai richiesto che il concorrente prenda le sue parti andando contro le amicizie. Quello che ha colpito Beatrice è altro, il problema del prendere le parti in questo giorno era prendere le nostre parti. Il fatto che lui abbia raccontato le nostre conversazioni intime è imperdonabile. Beatrice si è mostrata abbastanza delusa e, anche nel corso delle successive dirette, la situazione tra la coppia non è migliorata. I Beabaldi riusciranno a trovare un punto d'incontro come molti fan si augurando o la prima ship del Grande Fratello 2023 si è già sgretolata? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.